Grazie. Il prossimo pezzo nostro si chiama Vicino Lontano. Vai. Ok ragazzi, siamo qua, grazie a Encore TV, a Radioattiva, e stiamo cominciando con l'intervista. Questa è la prima, ragazzi, siamo qui con il primo gruppo di oggi, i Jokerside, primo gruppo che suonerà quest'oggi alla terza giornata SMAC, questa terza e ultima giornata SMAC. Bene, bene, allora ragazzi, il vostro nome è Jokerside. Perché Jokerside? Qual è il motivo di questo nome? Chi ce lo spiega? Jokerside significa appunto Joker, che è il matto, il pazzo, e Sight che significa punto di vista, quindi punto di vista del matto, quindi vediamo le cose attraverso gli occhi di un pazzo. Questa è la traduzione del nome del gruppo. E perché? Perché diciamo le vostre canzoni hanno un'impronta di denuncia sociale? E allora, innanzitutto il nostro stile non è ben accettato da tutti, i nostri argomenti, nonostante tutto, parlano di delle verità che purtroppo in questo mondo vengono nascoste, quindi cerchiamo di farle capire alla gente e far capire un po' di tutto. E direi che è importante, perché voglio dire, il sociale all'interno della musica è sempre ben accetto, soprattutto al giorno d'oggi, che effettivamente è sempre minore. Quindi anzi, un complimento lo faccio io stesso. Radioattiva sarà anche ben felice di mandare questa intervista, perché noi cerchiamo di promuovere proprio questo. E in più abbiamo qui all'interno del gruppo anche un consigliere di facoltà, lo sappiamo, che tra l'altro è un promotore di questi gruppi, di questa bellissima giornata. Un tuo parere, cosa ci dici di queste giornate, come stanno andando? Ricordiamo prima di tutto le giornate dal nome SMAC sono state promosse appunto dal Consiglio degli Studenti. E ci sono stati momenti felici, momenti meno felici, però i ragazzi si sono spesi e alla fine il risultato c'è stato. Quindi il mio responso è più che positivo. Benissimo, siamo molto felici di questo.